Siamo lodati Gesù e Maria. E anzitutto, come in tutte le messe, ho raccomandato un santo Natale a tutti, che possa essere un Natale santo, perché è Natale di incontro con il Signore. Ecco, stiamo celebrando la messa del giorno di Natale, che è la terza delle messe, una più bella dell'altra, che vengono celebrate e che culmina nella lettura del Vangelo, del prologo del Vangelo di San Giovanni, che tra l'altro con molti di voi abbiamo potuto gustare. Quest'anno stiamo facendo gli incontri biblici sul Vangelo di San Giovanni, quindi proprio vederlo rigo per rigo, passaggio per passaggio, è impossibile farlo in un'omelia, perché dovremmo stare un'ora a fare un'omelia, che non è assolutamente il caso. Ma il senso, questo Vangelo culmina in due passaggi: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, il Verbo eterno del Padre, colui che tra poco nel credo adoreremo come Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E poi nella parte conclusiva: Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio unigenito fatto uomo, che è nel seno del Padre, lo ha rivelato. Anche in quel bambino nato a Betlemme 2000 anni fa, Dio non si vedeva, era nascosto dietro la sua umanità. Allora, nel Natale dobbiamo sempre riflettere su questo aspetto: Dio si dona a noi rimanendo però celato nel mistero. Quindi, come dicevo già nella messa di questa notte, se noi non ci sintonizziamo sulle frequenze di Dio, noi Dio in questo mondo non lo incontriamo. Ora, durante quest'ultima messa volevo con voi riflettere su questa cosa, perché Natale e Pasqua, se vogliamo, lo si vive durante ogni santa messa. E durante ogni santa messa, oggi con voi vorrei approfondire questa cosa, c'è una grande educazione della liturgia. Voi sapete che la Chiesa raccomanda, sia ai sacerdoti che ai fedeli, la massima osservanza delle norme liturgiche della Chiesa. La messa va celebrata come Dio comanda, e alla messa bisogna partecipare come Dio comanda attraverso la legge della Chiesa. Perché? Perché attraverso questo si vive una vera e autentica educazione. Cioè, se io vivo bene la messa, io sarò messo in condizione di poter realmente incontrare nostro Signore. Se la messa non la vivo bene, questa cosa non la posso fare. Adesso diamo con ordine. San Francesco diceva: il Verbo eterno un giorno scese dal Padre, si fece uomo nel grembo della Vergine Maria e nacque e fu deposto in una mangiatoia. Guardate che San Francesco per umiltà non si fece ordinare sacerdote, perché riteneva il compito del sacerdote troppo alto per lui. Quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, che cosa succede? Istantaneamente il Verbo scende in quell'ostia, e quando il sacerdote lo depone sulla patena, si chiama così quel piattino, è come se lo deponesse in una mangiatoia. Questo è il mio corpo, no? Il Natale. Offerto in sacrificio per voi, e il sacerdote alza l'ostia. Offerto in sacrificio. Quando è che il Signore si è offerto in sacrificio? Quando è morto in croce, Pasqua. E sapete la croce, Gesù è stato crocifisso per terra e poi la croce è stata innalzata. Quindi quando il sacerdote dice offerto in sacrificio per voi e alza l'ostia, che succede? C'è l'innalzamento della croce, capite? Quindi Natale e Pasqua sono presenti in ogni messa. Ecco perché la messa è così importante. Dicevo in questi giorni a qualcuno che una volta un angelo disse, lo racconta, non mi ricordo quale santo, del santo curato d'Ars o qualcuno, non mi ricordo bene, ma il fatto è così, che dice, un angelo disse della messa queste parole, dice, la messa, io sono un angelo, intelligenza superiore a voi, io la messa so che cos'è e come si celebra, non la posso celebrare perché questo onore Dio l'ha voluto riservare agli uomini, a quelli che sono sacerdoti, ma se ti dovessi spiegare bene che cos'è la messa, non lo so fare neanche io, perché non lo capisco bene neanche io, per quanto grande è questa cosa. Allora, qual è la dimensione in cui incontriamo il Signore? Lo dicevo già questa notte, sapete qual è? È quella del silenzio, perché la notte di Natale è stata la notte del silenzio per antonomasia. Tra il serio e il faceto, questa notte dicevo, quando è nato Gesù non ha fatto il super post su Facebook o su Twitter. È nato il Salvatore, venite tutti quanti, non lo sapeva nessuno.
ha mandato qualche angelo, l'abbiamo visto nella messa di prima, ad annunciare ai pastori, povera gente, che era nato il Salvatore, e l'hanno trovato nella più assoluta umiltà, nato in una stalla, in un posto dimesso alla periferia di una borgata della Giudea che è Nazareth. Nessuno sapeva niente. Allora, il silenzio è la dimensione fondamentale dell'incontro con il Signore. Adesso che abbiamo i foglietti della Santa Missione, invito a usarli e leggerli con attenzione, perché nella messa, sapete quanti momenti di silenzio ci stanno? Piccoli, medi e lunghi, ce ne stanno tanti. Allora, cominciamo a vedere. Qual è il primo momento di silenzio che facciamo durante la messa? Io dico, fratelli, per celebrare degnamente questi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Se prendete il foglietto, vedete scritto in rosso, breve pausa di silenzio. A che serve quel silenzio? Serve a prendere coscienza che mi trovo davanti a Dio, io che sono un povero uomo, pieno di miseria e di imperfezione, e invoco la sua misericordia. Allora, il silenzio, primo aspetto del rapporto con Dio, è quella dimensione che mi fa prendere coscienza della sua grandezza e della mia piccolezza e del fatto che io ho bisogno della sua misericordia. Quando dobbiamo confessarci, se io non faccio bene nel silenzio un po' d'esame di coscienza, la confessione non sarà fatta bene, perché per prendere coscienza delle mie miserie dinanzi alla grandezza di Dio ho bisogno di prendermi un po' di tempo di silenzio. Vedete, quel piccolo silenzio della messa ci ricorda questa cosa. Secondo momento di silenzio, dopo il Gloria, io dico, preghiamo. Se ci fate attenzione, non comincio subito la preghiera, c'è un'altra breve pausa di silenzio. A che serve quella breve pausa di silenzio? Quella preghiera che si fa in quel momento si chiama tecnicamente colletta. Colletta che non significa raccolta di soldi, ma viene dal latino cum legere, cioè la preghiera che io poi faccio ad alta voce dovrebbe raccogliere tutte le brevi preghiere che in quel silenzio voi fate al Signore. Signore, dà la salute a mio cognato, d'accordo, fammi trovare lavoro, facciamo richieste terra a terra, fammi convertire mia madre, d'accordo. Cioè, in quel momento di silenzio, ogni fedele dovrebbe esprimere o esplicitamente oppure genericamente, Signore, ascolta tutte le intenzioni che leggi nel mio cuore, e io, facendo quella preghiera, le raccolgo tutte quante e in quella preghiera le porto al Signore. Quindi, capite, abbiamo bisogno del silenzio perché dinanzi al Signore noi dobbiamo anche prendere coscienza delle molte cose importanti di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo chiedergli. Il Signore ha detto nel Vangelo, chiedete e vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. Noi gli chiediamo al Signore aiuto in tante cose che ci abbiamo bisogno. Il secondo silenzio della messa. Poi c'è il terzo silenzio, quello che faremo tra poco, dopo l'omelia del sacerdote. Io ricordo una volta vidi una messa, credo che lo faccia anche adesso Papa Francesco, ma credo di sì, ma Papa Benedetto, dopo il Vangelo, si prendeva una pausa di silenzio di almeno un minuto. Provate a stare un minuto in silenzio dopo l'omelia, è tanto. Io faccio una decina, una quindicina di secondi. È un silenzio un pochino più lungo. Che cos'è quel silenzio? Il tempo per... Hai sentito tre letture, hai sentito l'omelia, che mi porto a casa di queste cose? Quindi il tempo per... Capite? Un attimo, facciamo una sintesi. Che ha detto Don Leonardo durante l'omelia di oggi? Oggi sto parlando del silenzio. Me la porterò qualcosa a casa? Sto parlando del silenzio cercando di fare eco alla liturgia di oggi, no? Terzo momento di silenzio. Poi ce ne stanno i due più solenni. Durante la consacrazione, io dico, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, in silenzio assoluto, alzo l'ostia. Quello è il momento dell'adorazione. L'adorazione è la parola della messa precedente. Stiamo dinanzi al Signore che si offre per noi. Sguardo fisso sull'ostia, dire digli tutto quello che vuoi. Digli quanto lo ami, digli quanto lo adori. Quello si fa con calma, eh? Non va bene che uno prende l'ostia e la abbassa subito, non va bene, non deve stare tre ore, ma con calma. Cioè, lì c'è il Signore, l'elevazione dell'ostia e del calice, il grande silenzio adorante. Poi c'è un altro momento di silenzio, leggete sempre i foglietti. Pausa di ringraziamento dopo la comunione. Quello è ancora un po' più lungo, quello è il più lungo durante la messa. Perché? Perché ha fatto la comunione. Chi ha fatto la comunione deve avere immediatamente un po' di tempo per stare col Signore, per parlare, per ringraziarlo, per adorarlo. Capite? Quindi non sono momenti fatti tanto per farli, d'accordo? Oppure momenti di vuoto, cioè, stiamo che noia,
e quando si sbriga, d'accordo? Sono momenti importantissimi perché sono momenti che invitano te a entrare a questi diversi titoli in rapporto personale con Dio, nel silenzio, per riconoscere i tuoi peccati, per elevargli le tue richieste, per fare tua la sua parola, per adorarlo con tutto il cuore e per parlargli con tutto l'amore di cui sei capace quando ce l'hai dentro di te. Capito? Hai visto che bello? Tra l'altro questo silenzio dovrebbe essere circondato dal silenzio che precede la Santa Messa, perché io spero, quando andrò via, che vi avrò fatto comprendere la bellezza e l'importanza del silenzio assoluto da osservare in chiesa, e dopo la messa, perché chi viene come lodevole qualche minuto prima in chiesa, ed è lodevolissimo farlo, ne ho parlato nella messa precedente, per prepararsi un po', perché non voglio entrare a messa, boom, che appena entro già al segno della croce, oppure sono entrato che stiamo già all'atto penitenziale o stiamo alla prima lettura. Sarebbe molto bello, come dice, momento, io arrivo 5 minuti prima e comincio a entrare nel silenzio della preghiera dentro la messa per godermela, per gustarmela, perché se entro, capite, così, dicevo ieri notte, scusate, ma se fanno un bel film al cinema, chi di voi, se c'è un bel film al cinema che non vede l'ora, se avete qualche passioncella, io qualcuna ce l'ho, lo confesso, insomma, c'è qualche film che quando esce, non vedo l'ora che esce perché non c'è niente di male, film belli, puliti. Chi di voi arriva un quarto d'ora dopo a vedere un film che sta aspettando che esce? Qualcuno arriva un quarto d'ora dopo? Non ci credo, d'accordo? Perché se è una cosa importante, non arrivi un quarto d'ora dopo. Ah, scusate, ma a me si arriva un quarto d'ora dopo? Mi sembra una data folli, no? Cioè, e anche dopo che uno ha vissuto una cosa bella, a me lo vedo sempre, dopo la messa, confessione dopo la messa, soltanto se avete ammazzato qualcuno o se state in punto di morte. Perché dopo la messa ho bisogno di stare un po' col Signore, non è che lo faccio per virtù, cioè, perché la cosa più bella, c'è cioè Gesù nel cuore, capito? Come fai a... Io non rispetto tutti, capite? Non voglio giudicare nessuno, ma io non lo so come fa uno a uscire di corsa dalla chiesa con Gesù nel cuore. Come fai? Cioè, dice, devo parlare, cioè, non sta un pochino insieme. Quindi, certo, se hai ammazzato qualcuno, dice, non lo nanno, devi confessare, perché sennò se me ne vado all'inferno, perché, per carità. Se no, dammi un quarto d'ora di tempo, e poi ti faccio tutte le confessioni che ti pare, ti saluto. Oggi no, perché oggi, dopo, subito dopo la messa, vengo a darvi gli auguri, oggi si fa una piccola eccezione. Ecco, ma dopo che vi ho dato gli auguri, recupero, capite? Quindi, il silenzio, il rapporto personale con Gesù. Perché se questo non ci sta, ci scivola tutto quanto addosso. E guardate, dicevo questa notte... Non basta essere praticanti, a messa bisogna andarci, ma bisogna andarci perché uno ha capito la bellezza, spero che oggi ne abbia trasmessa un pochino, ma bisogna essere ben praticanti per incontrare il Signore. Non basta esserci, ma bisogna esserci bene. Ecco, con questo spirito rinnovo i miei auguri di un santo Natale a tutti, ecco, che possiamo crescere nella comprensione. Ecco, se non facciamo queste cose... La dimensione di Dio è una dimensione misterica, capite? Non l'abbiamo, cioè Dio non è un film che ci vediamo in televisione. Per accoglierlo devi entrare in questo dialogo misterioso che avviene nel silenzio del tuo cuore. Se non gli dedichi spazio e tempo, non lo puoi incontrare il Signore. Ecco, ci aiuti la Madonna a comprendere e a vivere queste cose. E di nuovo, con questo spirito e con questa ottica, un santo Natale a tutti. Siano lodati Gesù e Maria.